arriva ad aumentare la famiglia dei SUV in casa Audi, che con la nuova Q2 ha voluto creare una nuova alternativa e, come sempre, decisamente valida, per dire la sua in un segmento che ancora non vedeva tra i protagonisti il marchio di Ingolstadt. È l'Audi che mancava, quindi si inserisce in un contesto di mercato molto liquido, in cui, al di là delle segmentazioni tradizionali, oggi è il cliente che decide in qualche modo e si orienta verso una scelta che è legata da mille aspetti estetici, funzionali, economici. Di sicuro il concetto su cui nasce Q2, che è quello di un SUV compatto, ne decreta oggi un grosso favore, perché questo è il concetto che oggi il mercato sta premiando. Allora, 4,19 m, un passo di 2,60 m che restituisce grande abitabilità a bordo, credo che sia uno dei segreti per una vettura che non nasconde una elevatissima vocazione urbana. Sicuramente la scelta anche dei motori è all'insegna di diverse interpretazioni, per esempio l'entry level è proprio situato sul 1000 tre cilindri, quindi un concetto che parla molto di efficienza, per poi attraversare nel mondo del benzina il 1400 e il 2000 e quello del diesel, estremamente attraente per il mercato italiano, il 1600 e poi le due configurazioni 2000 da 150 a 190 cavalli. Accomuna tutto questo, questa possibilità di scelta, questa completezza che soprattutto sul fronte dell'infotainment, quindi la digitalizzazione sull'auto, è la nuova frontiera sulla quale oggi la Q2 mutua effettivamente lo stato dell'arte di quanto abbiamo realizzato in Audi anche su vetture di segmenti superiori. All'interno la Q2 propone lo stile classico Audi con il display al di sopra della plancia di 5 pollici 8, ma in optional potrà avere l'interfaccia MMI con display da 8 e 3 e persino la possibilità di ricaricare lo smartphone a induzione. Il nuovo SUV compatto di Audi inoltre vanta un'anima italiana dovuta alla collaborazione con l'Ital Design, partner del marchio degli Anelli per lo sviluppo ingegneristico del prodotto. All'interno del progetto Q2, infatti, Ital Design si è occupata degli sviluppi nel campo del concept prodotto, degli studi di fattibilità di stile per esterni e interni e tanto altro, coinvolgendo oltre 70 prototipi realizzati sempre all'interno dello stabilimento italiano. Come ogni modello Audi, infine, anche la Q2 rientra tra le vetture premium nella scelta dei materiali come nei componenti, coniugando i vantaggi di un SUV con quelli di un'auto sportiva. Offre un accesso confortevole all'abitacolo e una buona visibilità e al contempo una posizione di seduta sportiva per conducente e passeggero anteriore. Nelle versioni Sport e Design, entrambi i sedili anteriori sono regolabili in altezza. I prezzi partono da 25.000 euro per la versione di attacco con motore a benzina e 26.000 euro per il diesel.